la tomba del principe degli apostoli è stata ritrovata. Era il 24 dicembre 1950. Queste parole di Papa Pio XII risuonarono in tutto il mondo nel radiomessaggio natalizio, scatenando l'entusiasmo nei fedeli. Fu l'epilogo di una serie di eventi complessi, misteriosi, costellati di errori di procedura e disaccordi tra gli studiosi, fino a quando fu così posta la parola fine dal Vaticano e bloccata ogni altra possibilità di indagine. Tuttavia, ulteriori elementi emersi negli anni hanno gettato nuova luce su questa vicenda, destinata a diventare un vero e proprio giallo archeologico, delineando una verità ben diversa da quella contenuta nelle parole di Pio XII. Alla morte di Papa Pio XI, Eugenio Pacelli gli successe il 2 marzo 1939 con il nome di Pio XII, sottolineando così la continuità con l'operato di un pontefice a cui era legato da stima e affetto. Proprio per questo, Pacelli volle esaudire il desiderio del suo predecessore di essere seppellito nelle sacre grotte vaticane, vicino alla tomba di Pio X e a quella che tradizionalmente si attribuiva a Pietro. Quest'area costituisce la cripta della Basilica di San Pietro e si trova esattamente al di sotto della grande cupola. Fu così che, in pieno conflitto mondiale, cominciarono ufficialmente i lavori sotto l'altare della Confessione e del baldacchino del Bernini. C'erano già stati altri scavi nel 1925 e nel 1939, ma si erano fermati molto presto. Questa sembrava l'occasione giusta per confermare la tradizionale credenza che la tomba di Pietro si trovasse nella cripta. Per evitare problemi strutturali, si decise di scavare un tunnel sotto l'altare, arrivando sotto il pavimento dell'area interessata, evitando il metodo stratigrafico. Questo fu l'inizio di una serie di lavori malfatti e con scarsa coordinazione, al punto che ognuno faceva un po' per conto suo, senza un brogliaccio o un diario di scavo, con detriti semplicemente ammassati in casse e portati via. Il 18 gennaio 1941 gli scavi giunsero nei pressi di un muro in laterizio, identificato come parte del circo di Nerone, in cui, secondo la tradizione, Pietro sarebbe stato martirizzato, crocefisso a testa in giù, tra il 64 e il 67 d.C. La campagna di scavi continuò nonostante i bombardamenti. I lavori proseguirono fino al 1949, quando i risultati furono presentati al pontefice. Secondo la relazione, nello scavo al di sotto dell'altare della Confessione era stata trovata una vasta necropoli, dove erano emerse diverse sepolture a fossa. Costantino, secondo alcune fonti, avrebbe spostato le ossa di Pietro da una delle tombe a terra in cui riposavano all'edicola sepolcrale che si trovava nei pressi. Questa minuscola struttura fu presto riconosciuta dagli archeologi come il cosiddetto Trofeo di Gaio. L'edicola, in pessime condizioni, era addossata a un muro ricoperto da intonaco rosso in cui era stata scavata una nicchia. Qui trovavano posto due colonnine che reggevano una lastra di travertino su cui non si evidenziava alcun simbolo cristiano. E questo è un elemento davvero anomalo per un'edicola che si credeva edificata da seguaci di Gesù che tradizionalmente erano soliti lasciare immagini, affreschi o graffiti che testimoniavano la loro fede. Il passo successivo fu l'attribuzione di questa edicola al cosiddetto Trofeo di Gaio, che nelle affermazioni entusiastiche di alcuni specialisti fu una logica conferma a una tradizione orale riportata da Eusebio di Cesarea nel III secolo nell'opera Historia Ecclesiastica. È necessario fare chiarezza per capire come questo punto costituisca uno degli anelli più deboli di un'intera catena di dati e ritrovamenti che trovò gli archeologi in totale disaccordo. Intanto, che cos'è il Trofeo di Gaio? Eusebio riporta una storia che udì raccontare dal suo maestro a Cesarea, che a sua volta l'aveva appresa da Origene, secondo cui il cristiano Gaio, al tempo di Papa Zeffirino, III secolo, ebbe una disputa con un certo Proclo, seguace del Montanismo, una setta distaccatasi dal cristianesimo che seguiva l'insegnamento di Montano e le sue rivelazioni. Eusebio riporta le parole di Gaio a Proclo in Historia Ecclesiastica.
Io posso mostrarti i trofei, tropaion, degli apostoli. Se vorrai recarti sul Colle Vaticano o sulla Via Ostiense, troverai i trofei di questi due, Pietro e Paolo, che fondarono questa chiesa. Eusebio non accenna a spiegazioni ulteriori riguardo a questi tropaion, che nell'uso dell'epoca erano semplicemente degli elementi commemorativi a seguito di una vittoria. Questa testimonianza è in sostanza una storia sentita anni prima da un insegnante che l'aveva appresa da un altro maestro, senza alcun'altra conferma che il semplice sentito dire. La conseguenza è che non può essere accettata come testimonianza storica. Eppure fu sostenuta a spada tratta e applicata all'edicola ritrovata che si trovava in una necropoli pagana e sulla quale non era presente alcun simbolo cristiano. L'attribuzione dell'edicola al trofeo di Gaio appare oggi una semplice illazione derivata dalla necessità da parte delle alte gerarchie cattoliche di trovare la tomba di Pietro ad ogni costo. Secondo il Liber Pontificalis, risalente al V secolo, Costantino volle proteggere l'edicola e le ossa con un doppio sarcofago di argento e bronzo dorato di circa 1,5 metri per lato, su cui fu posta una croce di oro massiccio donata dall'imperatore e dalla madre Elena. Esattamente al di sopra fu eretta la basilica costantiniana, livellando il terreno e sotterrando le tombe. Il loculo era allora protetto da un muro esterno che fu denominato Muro G perché coperto da graffiti. Coeva del Liber Pontificalis è la fondazione della Basilica di San Pietro in Vincoli, costruita su un tempio preesistente denominato Ecclesia Apostolorum. La basilica, fatta costruire dall'imperatrice Eudossia, moglie di Valentiniano, custodisce il prodigio delle catene che tennero avvinto Pietro a Gerusalemme, unite magicamente a quelle dello stesso Pietro, imprigionato, secondo la tradizione, nel carcere Mamertino a Roma. Un altro falso storico? Nel tempo, diversi papi costruirono i loro altari sul luogo attribuito al sepolcro di Pietro, che poggiavano direttamente sopra la struttura centrale eretta da Costantino. Tuttavia, se quello era il loculo nel quale Costantino aveva sepolto i resti di Pietro, dove erano le sue ossa? Nell'846 i Saraceni predarono e saccheggiarono la basilica, riuscendo a entrare nella cripta e sparpagliando le presunte ossa di Pietro a terra, contribuendo a ingarbugliare ancora di più la questione. Gli scavi comunque furono compiuti in modo molto approssimato e lontano dalle tecniche e dalla cautela che ci si aspetterebbe da specialisti. Per esempio, gli operai scavatori, i famosi San Pietrini romani, nella fretta di giungere alla meta, finirono per sfondare l'altare eretto da Callisto, facendo crollare l'antico muro di protezione coperto di intonaco rosso. Le macerie crollarono nell'oculo successivo, sopra le ossa ricollocate da Costantino. Nel caos non si videro subito, ma in seguito esse furono notate da Monsignor Caas, la cui natura pia gli imponeva di raccogliere le ossa, sia di pagani che di cristiani, in una cassa per dar loro in seguito sepoltura. Queste, tuttavia, ebbero una fine diversa. Furono infine dimenticate nelle grotte vaticane, dove rimasero per 10 anni. In realtà, le ossa nel loculo risultarono essere sia di animali sia umane, e c'è da chiedersi come mai. Se fossero realmente state quelle di Pietro, non sarebbero mai state mescolate con altre, tantomeno con quelle di animali.